Siamo fatta lei, appena terminata la partita, una vittoria per 3-1, più sofferta del previsto, comunque tre punti importanti e ci riportano in testa alla classifica. Sì, in alcune partite conta il risultato, non certo la prestazione. Va detto però che ne parleremo di alcuni atteggiamenti che la squadra pensa di poter avere. Parlo di tutta la squadra, da chi gioca a chi sta fuori in determinate situazioni. Non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. Un pochino sottotono, non abbiamo trovato ritmo per niente all'inizio, nonostante tutto un po' di fortuna abbiamo vinto il primo set. Il secondo poi è successo questo infortunio a Gribo, che valuteremo in settimana, sempre alla coscia, però la squadra mi sembra che non ne abbia risentito, tranne poi in fondo a fare alcune giocate inutili, cioè inutili, nel senso che un po' troppo rischiose per la squadra che avevamo di fronte. Siamo stati anche fortunati a incontrare la squadra senza il pareggiatore titolare, quindi diciamo un fine settimana fortunato. Sì, in effetti dopo un 2-7 diciamo, combattuti, comunque la squadra ha preso il largo, il terzo e quarto parziale vinti nettamente. Preoccupa a questo punto l'infortunio di Gribov, che già la settimana scorsa aveva avuto dei problemi. Ora abbiamo 15 giorni di tempo per recuperarlo per la difficile trasferta di Pescara. Sì, la sosta ci aiuterà. Purtroppo non ci aiuterà l'ambiente in cui ci alleniamo, nel senso che paghiamo questi infortuni anche perché andiamo comunque in palestre che sono un po' fredde, quindi l'incidenza di infortuni muscolari colpisce un po' tutti. Abbiamo avuto anche infortunio di Caldelli qualche settimana fa, l'infortunio di Benassi, quindi siamo sottoposti. Ovviamente chi è un pochino più spremuto a questo punto della stagione è a rischio, però speriamo di poterlo recuperare e valuteremo, insomma. Ecco, ti aspettavi la sconfitta di Grottasolina Spoleto di ieri e quindi di poter tornare in testa alla classifica? Sì, allora, tornare, andiamo per la prima volta in testa alla classifica, nel senso che abbiamo un set di vantaggio, quindi tecnicamente raggiungiamo il primo posto, che credo sia un risultato meritato, perché comunque vada, non ci dimentichiamo che a questi livelli, in questo girone, concludere con un record di 12 vinte e una persa è tanta roba per noi. La sconfitta di Grottazzolina in quei termini non me l'aspettavo. Spoleto ha giocato una grande partita, l'ho vista in diretta streaming, quindi questo dimostra che ancora il campionato è ben lungo da dare, diciamo, i verdetti definitivi, perché comunque vada, Spoleto è lì, M Roma non sembra perdere colpo, Chiusi l'abbiamo già parlato, quindi sarà un campionato molto lungo. Ora noi dobbiamo rigenerare un po' le forze, andiamo in una trasferta a Pescara che alla fine ha perso solo con le quattro squadre di sopra e ha battuto Spoleto, quindi andiamo in un campo non facile. La settimana prevede uno scontro Chiusi Grottazzolina, quindi cercheremo di ottimizzare in ogni senso questa giornata di campionato. Ecco, venendo alle prestazioni individuali, al di là del debutto di Pecci, che comunque ha disputato una partita ottima, c'è una grande prestazione di Pellegrino che è andato addirittura in tripla cifra, 33 punti. Sì, assolutamente. Questo non certo per mancanza di fiducia nei confronti di Davide. Ovviamente in attacco è stato poco servito da Andrea, c'è stato un sovraccarico verso l'opposto. Gianluca ha fatto una grande partita. Insomma, lui è in grado di fare queste prestazioni. È stata una partita di sofferenza dove tutti gli altri hanno poi trovato ritmo andando avanti nella partita. Quindi sono molto contento per Davide, perché comunque vada. Pronti via, l'ho buttato nella mischia. Avrei potuto scegliere di mettere anche Gabri, Pedroni, però non ci dobbiamo dimenticare che comunque Pelle gioca sempre con questa contrattura alla schiena e anche l'incidenza durante la partita non la sappiamo, e quindi le alternative erano queste, semmai anche provare Luca Benassi, però insomma mi sono sentito più di mettere Davide, perché ultimamente ha fatto un pochino più di posto 4 in allenamento, quindi diciamo contentissimi di questo primo posto. Ora ci rimboccheremo le maniche per vedere un po' come finiremo il campionato. Siamo con Davide Pecci. Davide, un debutto importante, ha fatto una buona partita, tra l'altro in un momento che non era poi così semplice, la squadra era un po' in difficoltà, però hai fatto, insomma, la tua prestazione. Sì, come hai detto te, era un momento abbastanza difficile. Purtroppo Andrei si è fatto male, però diciamo sono stato contento di dare il mio contributo a questa vittoria. Diciamo che Masini ha avuto un po' timore nel servirsi tanto in attacco, però insomma in difesa ha fatto veramente una bella prestazione. Sì, lo capisco giustamente. Ho preferito distribuire la palla più a chi, diciamo, ai titolari. Però in difesa, diciamo, sono riuscito a fare il mio lavoro e a dare una mano.
contento. E anche diciamo un po' un premio a tutti voi che spesso lavorate nel silenzio e avete poco spazio, ma quando diciamo venite chiamati in causa, come è successo in passato per Benassi, anche per Carraresi, insomma, fate comunque il vostro dovere. Sì, 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 la contentezza è sia per la vittoria, sia per, diciamo, è un premio per il duro lavoro di tutte le settimane, comunque sia, è difficile, però diciamo che la contentezza è tanta.